Ciao ragazzi, allora come promesso ecco l'altro video per i prodotti Nailing. Allora praticamente mi è arrivato dopo quasi 35 giorni per via delle festività, c'è stato un po' di problema anche se questa ditta almeno mi ha sempre contattato ogni mail che mandavo anche molto velocemente e ha detto che è stato un po' strano perché non spedisco spesso in Italia, non ho mai avuto questi problemi, probabilmente è stato un po' smarrito il pacco, ma insomma. Intanto faccio vedere cosa ho preso. Ho preso questo che è praticamente un gel, il melone e lampone praticamente. Vi faccio vedere anche, sono 80 grammi, era in offerta a 11,90, sono 14,90, 15 euro, sono 30 grammi. Come densità è una media densità, adesso magari qua è un pochettino freddino, insomma, media densità, è profumato. Questa si vede anche la cosa, diciamo che va bene comunque a stenderlo e tutto. Come bruciore diciamo che sopportabilissimo, passa subito, non è insomma molto forte come bruciore. Questo è quanto, sempre questo 2 minuti in lampada. Questo poi ho preso questo che è il LED Clear praticamente, hanno soltanto che il Clear, perché se avevano rosa era meglio, perché secondo me questo gel qua, anche se non è giallo come quello di Alle Pasnox che è veramente giallino, anzi è leggermente violetto appena appena, da una punta di viola, però tende comunque a ingiallire un po' l'unghia, non so se riuscite a vedere, si vede un attimino che dà un po' di giallo e questo a me non piace, quindi devo usarlo su monocolori scuri perché non si veda. Questo come densità è una media, però è molto molto duro, infatti non si muove, cioè anche così alto, cioè è molto duro quando viene steso, però comunque corre parecchio quando viene steso, questo segue abbastanza l'unghia. No, come per lavorarlo si lavora anche bene per lunghezze, anche per lunghezze corte, perché ne ho fatte anche oggi, lunghezze corte, e vedo che va bene scottare. C'è chi non scotta assolutamente niente, c'è chi dice che scotta, però comunque questo essendo in LED, 30 secondi è indurito, in 5 lo puoi pinciare. UV invece, che comunque può polimerizzarsi ugualmente anche in lampada UV, anche i prodotti LED, più tempo, 2 minuti, in CCFL. Penso che ci vorrà un minuto e mezzo, comunque date sempre una botta finale, magari 2 minuti siete a posto. Questo è quanto. Poi ho preso il grigio pastello, che mi sono fatto io qua praticamente, bellino. Questo come sigillante ho preso due tipi, questo, che è anche un socco, che può essere anche rimosso. L'ho fatto su queste e vedo che c'è ancora. Non, già 3 giorni ormai, 4. Ho fatto un monitor ancora perfetto, comunque devo aspettare ancora un po'. Praticamente questo qua è molto sottile come sigillante, è molto molto lì. E diciamo che ha anche dispersione, pensavo che fosse senza dispersione, invece essendo appunto un soap è molto elastico e ha un po' di dispersione, io lo tolgo sempre con l'olio per non fare lo shock appunto caldo e freddo per sicurezza ed è perfetto praticamente. Poi avevo un'altra boccetta molto più piccola, era un po' scomoda, la prossima volta che mi arriva, perché mi hanno inviato un'altra confezione che pensavo che fosse andata persa la prima, mi hanno mandato anche la seconda. Questo è l'altro sigillante, che praticamente è leggermente violaceo, l'ho messo qua per comodità, questo qua è abbastanza liquidino, però che questo non è male, diciamo che ha avuto degli alti e bassi all'inizio, forse stato perché magari è rimasto al freddo del pacco, porta qua, porta là, probabilmente quando prima volta l'ho usato non polimerizzava bene, si ingrizziva tutto, dopo un mese ho visto si sarà stabilizzato, adesso vedo che va benissimo anche questo. Questo va sgrassato, questo dà un po' più spessore rispetto all'altro, però 2 minuti in lampada, non è LED, questo qua è normale, è UV o CCFL, sempre 2 minuti comunque totali, e va sgrassato anche questo. Poi ho preso le lime. Queste lime 100-100, adesso dovrebbero arrivarmi 100-100 perché abbiamo fatto tipo, siccome è un mese che aspettavo, per non farmi aspettare ancora, hanno inviato un altro pacco.
Abbiamo fatto uno sconto del 25% su quello che mi arrivava, quindi mi arriverà ancora tutta la stessa cosa, il doppio, a parte le lime che saranno 100-100 perché le avevo finite con le 150-150. Come potete vedere rispetto a quelli di aglia, magari qualsiasi altra forma che comunque, questo è Kilua che è un 100, 120-240, quindi si consuma velocissimamente, poi il 240 non trovo tanto pratico. Sarebbe messo in 180 per rifinire un attimo i lunghi, 240 è troppo sottile. E praticamente vedete che bene o male sono tutte quante uguali come forma, come misura. Mentre queste qua, che hanno una parte dritta uguale, invece l'altra parte è tonda e sono anche più lunghe di qualche centimetro e anche un po' più bombate, hanno bombatura più alta praticamente. Hanno una bella impugnatura proprio e si va anche abbastanza bene a lavorare comunque, tutto sommato. Adesso devo fare 100-150, fai una persona con le unghie mie, te vorranno una per mano, 150-150, forse, forse, perché se c'è stato da limare, 150 si consuma, infatti dovremmo arrivare a 100-100, vediamo che durata hanno. Dopodiché mi è arrivato anche pennellino qua da one stroke praticamente. Piccolino, bellino, e fai anche dei bei ghirigori con questi bei riccioline. E di solito uso le cartine qua migliore, praticamente. Se si fa vedere praticamente questa magari non è proprio una carta adatta, no, si gira al contrario. Non si va veramente veramente bene con questa punta qua, veramente fina, sottile. Quindi potete andare avanti abbastanza. Poi io uso questo qua, sono da 3 anni che ce l'ho ormai, della Lady Bird, consigliato da Alec. È colore Nail Art, praticamente il nero è per l'aerografo, però lo uso per fare appunto, il nero va benissimo, questo qua non serve diluirlo niente perché è già diluito e mi trovo benissimo a fare i contorni, fare le righe, lineette. Perfetto questo qua, sì. Qui non serve neanche diluire il colore, che magari certi colori diluirli è un po' difficoltoso se non si hanno liquidi apposta, che con l'acqua solo non basta. Questo è il pennello. Poi un'altra cosa, visto che qualcuno mi aveva chiesto come facevo ad attaccare i foil con questi qua praticamente, questi qua sono i foil che avevo preso, queste qua sono una parte di quelle che mi sono fatto io qua, praticamente l'ho attaccata così, attaccata, ho fatto una per prova praticamente. Basta mettere un po' di colla. Io ho preso la colla che era già nel kit praticamente. Un po' di colla dove si vuole fare praticamente. Si attende la completa, né troppa ma neanche poca, deve essere una cosa giusta insomma. L'importante è che dopo sia bella asciutta insomma. Il foil è preferibile attaccarlo o sotto in immersione come ho fatto io, che ora se andate più sul sicuro. Oppure sopra, però se lo attaccate sopra per sigillare è meglio che date, passate uno strato leggero di gel costruttore, possibilmente se fosse un po' fluido sarebbe meglio, così andate meglio a stenderlo, non troppo grossolanamente, che vada bene in punta e nei laterali in modo che copra bene, che chiuda bene praticamente il foil, altrimenti tanti mi hanno chiamato che dopo neanche 10 giorni si rimuoveva, altri che fanno una parrucchiera tenuto un mese tranquillo, però dipende dalla persona come ci lavora, cosa ci fa, se si mette a toccarlo o cosa. Adesso aspettiamo che si asciuga un po' la colla, ma di solito anche questo qua che l'ho messo sotto praticamente sono sempre foil con varie sfumature di colori praticamente. Sotto ci ho messo il nero, ho messo quei neri
se li trovo. Messo i neri, quelli nuovi praticamente.